Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre True The Looking Glass. Oggi siamo qui per dire due parole sulla terza stagione di Better Call Saul. E che dire? Beh, ci sono occasioni nelle quali delle serie TV si protraggono in avanti stancamente, senza riuscire a dare più nulla. E questo non sembra proprio essere il caso di Better Call Saul, che, come il buon vino, migliora invecchiando. Non capisco proprio poi quelli che lamentano un'eccessiva lentezza nello sviluppo delle vicende di questo spin-off, ma solo a me questa presunta lentezza fa impazzire? I ritmi ai quali ci ha abituati nel corso delle stagioni questa serie, secondo me, sono perfetti. Certo, è indubbiamente vero che, soprattutto in quest'ultima stagione, la parte drama, o comunque più legata a Breaking Bad, ha avuto, non dico il sopravvento, ma comunque molto più spazio rispetto al passato. In questa stagione, secondo me, si è sentita molto di più la fusione tra Better Call Saul e la sua serie madre, Breaking Bad. Proprio grazie sia all'introduzione del conflitto tra Gus ed Hector, a scene di tensione come lo scambio di pillole attuato da Nacho che trasuda Breaking Bad da ogni singola goccia di sudore, Belin, il ritorno di Lydia, di Huel, a momenti piango, e dei luoghi che abbiamo conosciuto in Breaking Bad, come ad esempio la lavanderia, la Madrigal e lo Spolos Hermanos. Cavolo ragazzi, che emozione quando nella seconda puntata rivediamo la catena di fast food che tanto abbiamo imparato a conoscere e ad amare in Breaking Bad. Sensazioni bellissime perché sappiamo che Gus è lì da qualche parte, ma non lo vediamo. Ne avvertiamo però la presenza, quasi solenne, come se fosse una divinità. E niente musica in quella scena, solo rumori in sottofondo, come se utilizzare una musica avesse potuto in qualche modo rovinare la grande attesa. Dove sei, Gus, eh? Dove sei? Ed eccolo lì dietro, fuori fuoco, mentre noi invece siamo concentrati su Jimmy e il suo caffè ultra zuccherato. La solita rivelazione registicamente magistrale. Gus passa vicino a Jimmy, sappiamo che è lui, ma non lo vediamo. Il tutto senza dialoghi, solamente col sapiente utilizzo della macchina da presa. Secondo me una grandissima scena. Per non parlare, ragazzi, poi della puntata 4 che sembra uscita direttamente da Breaking Bad. In apertura, infatti, subito un'enorme citazione alla serie madre. Appena ho visto l'inquadratura da sott'acqua ho avuto un mezzo sospetto, e infatti ecco Don Eladio che si tuffa in piscina, questa volta volontariamente. E anche la fotografia, con quella dominante giallognola, riprende quella utilizzata nella puntata di Breaking Bad, mi pare fosse la puntata della quarta stagione, Fratelli, una roba simile, non mi ricordo. Ma del resto, comunque, registicamente parlando, Better Call Saul non ha nulla da invidiare a nessuno, e vorrei ben vedere, visto qual è la serie madre. Better Call Saul ti mostra un personaggio che cerca una cimice in un'auto in modo talmente originale che la ricerca potrebbe durare anche 2 ore, eppure tu staresti lì a guardartela tutta, senza fiatare. Cioè, sta serie è fatta talmente bene che per me potrebbero fare anche uno spin-off su Saul Goodman regista, sulla sua Saul Goodman Productions. E io me lo guarderei tutto, senza fiatare. Come direbbe Jules Winfield in Pulp Fiction, sai cosa mi piace di Better Call Saul rispetto alle altre serie? Sono le piccole differenze. Il focalizzarsi su piccole cose, apparentemente insignificanti, ma che danno allo show quella sfumatura in più. Come ad esempio l'arcobaleno che dipinge Jimmy nella sua sala d'attesa, salvo poi sostituirlo con un motivo che sembra ricordare la caduta della borsa nel 29. Un tuffo verso il basso che simboleggia forse la crisi del personaggio? E per di più sono sempre più convinto che anche senza la parte action che richiama molto di più Breaking Bad, Better Call Saul sarebbe comunque un prodotto eccellente. Perché ragazzi, io non so voi, ma delle disavventure di Jimmy McGill io non mi stancherò mai. Così come non mi stancherò mai di Kim, un personaggio secondo me fantastico. Un personaggio che rispetto alla prima stagione dove magari sì, forse faceva un po' più da spalla, diciamo, del personaggio principale di Jimmy. Nel corso di queste 3 stagioni ha raggiunto, secondo me, un'autonomia tanto importante quanto comunque fondamentale per la struttura dello show. Kim che sembra rispondere al detto "chi troppo vuole, nulla ottiene". Lei che è sempre sul pezzo per seguire i suoi clienti.
si prepara un sacco di volte i discorsi da fare, si vuole sobbarcare tutti i problemi di questo mondo, ma non si rende conto che non può controllare ogni singolo aspetto e problema della sua vita. Ed ecco che mentre in una puntata ha quasi un colpo di sonno al volante, nella successiva rischia la vita addormentandosi e finendo fuori strada. Il troppo stroppia. Arrivando invece a Chuck, vabbè ragazzi, cosa dire di Chuck? Un pezzo di merda. Un pezzo di merda che tuttavia ogni tanto sembra ancora provare qualcosa per il fratello, no? Non vorrei nemmeno dire del bene, non saprei manco io. È veramente enigmatico il rapporto tra Chuck e Jimmy. Per Chuck la legge rimane comunque al di sopra di tutto, come quando si prepara il discorso da fare in tribunale. Io voglio bene a mio fratello, ma la legge è troppo importante. Allora potevi farti portare cibo, giornali, eccetera, eccetera, a casa dalla legge anziché da Jimmy. E che goduria poi quando Howard gli dice che sarebbe forse il caso di lasciare la pratica di avvocato e andare a insegnare. Lo spettro di fine carriera aleggia su di lui, ma lui non lo vuole accettare. Si è sempre considerato sul pezzo, una spanna sopra tutti, convinto che il momento del ritiro fosse ancora lontano. E invece... E se poi questa sua famosissima ormai malattia fosse solo nella sua testa o comunque... Se fosse influenzata dai suoi stati d'animo? Ci ho pensato a lungo a questa possibilità e la bellissima puntata con lo scontro in tribunale non ha potuto fare altro che aumentare i dubbi. Anche perché a un certo punto Chuck sembra essersi ripreso. Poi ecco che dopo il dialogo con Jimmy nell'ultima puntata inizia a sfasciare la casa per trovare quella minuscola cosa che continua a consumare elettricità. Tra l'altro la scena nella quale sfonda tutto cita il finale del bellissimo film La Conversazione con Gene Hackman. Per dire poi due parole sui personaggi provenienti dalla serie madre, beh, Mike è il solito Mike, un fottuto genio, come dimostra ad esempio nella puntata nella quale spara più volte in aria per far credere ai due uomini di Salamanca che in giro ci siano dei semplici cacciatori, cosicché non vengano loro dubbi quando si mette a sparare alle scarpe per rilasciare, per far cadere la cocaina sul camion. Tra l'altro quando arriva e tira le scarpe sul filo elettrico ho pensato, ma vuoi vedere che ce la fa la prima come Walt con la pizza? E c'è un altro caso simile, ma lo vedremo dopo. Per tornare a Mike, in mezzo a tutta questa sua sicurezza che ha sempre palesato nel corso sia di Breaking Bad che di Better Call Saul, c'è un momento che ho trovato nel quale lo percepiamo un po' a disagio, ovvero quando va da Lydia per riciclare i suoi soldi e si vede costretto a consegnare i suoi documenti. Lui, che è abituato a non lasciare mai tracce, si sente un po' a disagio in quell'ambiente. Ma ci pensa Lydia a riportarlo alla realtà. Guarda che tu qui sei una formica in un formicaio. Credi che tra tutti verranno a cercare proprio te? Scendi dal piedistallo, Mike. E anche Gus è lo stesso Gus che abbiamo imparato a conoscere in Breaking Bad. Una persona meticolosa, attenta a ogni dettaglio, anche a come si presentano i soldi a Don Eladio. E poi fortissimo è il sapore di Breaking Bad quando vediamo Gus recitare la sua parte con i Vigili del Fuoco. Oppure quando fa il discorso ai suoi dipendenti dopo che riceve la visita degli uomini di Salamanca. Si fa passare per la vittima della situazione, racconta l'ennesima bugia, eppure ragazzi quanto è convincente Gus. Vorrei sottolineare anche quanto mi sia piaciuto lo spazio dedicato in questa stagione a Nacho, che appena era stato introdotto non è che mi esaltasse tanto come personaggio, invece appunto soprattutto in quest'ultima stagione l'ho un po' rivalutato. Complice forse anche la bella gatta da pelare che ha avuto con Salamanca quando voleva acquisire l'attività di suo padre per i suoi traffici. Secondo me appunto questa vicenda ha dato un tocco in più a questo personaggio. Per arrivare invece poi al protagonista di questo spin-off, ovvero Jimmy McGill. Che dire ragazzi, questo personaggio secondo me ha acquisito veramente tantissime sfumature nel corso di queste stagioni. E anche all'inizio di questa stagione lo vediamo protagonista di un flash forward nel quale mi ricorda sempre di più Walt, sia con quel modo di camminare sia con quell'espressione sul volto. Molto simbolica tra l'altro secondo me questa scena, quella appunto di inizio stagione, nella quale sembra all'inizio voler dar una mano al ragazzino che si sta nascondendo, salvo poi tradirlo, consegnarlo alla sicurezza e poi urlargli «Trovati un avvocato!». Sembra quasi che Jimmy riveda se stesso in quel ragazzino. Pensa «Ma sì, gli do una mano». E no, però se la fa franca poi
Rischia di diventare una persona come me. Allora lo smaschera. Ma poi ecco rispuntare Saul Goodman e gli urla: trovati un avvocato, appunto, l'ho già detto. Il conflitto tra il vecchio Jimmy e il vecchio Saul, vabbè, avete capito, è quello di adesso che sembra cambiato, ma non necessariamente in positivo. Jimmy è colui che, quando assume una segretaria, più che delle sue capacità, si preoccupa che sia cordiale coi clienti, che usi un tono di voce amichevole, che si presti, per così dire, al leccaculismo. E quando poi viene sospeso per un anno, si preoccupa di informare tutti i suoi clienti che sì, in realtà si sta prendendo un anno sabbatico. No, non sono stato sospeso, mi prendo una semplice pausa. Tranquillo amico, è tutto a posto. Tutto a posto amico. Saul Goodman. Saul Goodman. A Jimmy continuano a succedergliene di tutti i colori ed è sempre uno spettacolo vedere come si tira fuori dai guai. Come nel caso del diverbio con il responsabile dei lavori sociali. Oppure quando si mette a piangere per mettere nei guai Chuck. Tra l'altro, quando raggira il tizio dei servizi sociali, in quel momento secondo me capisce quale potrebbe essere il proseguio della sua carriera. Altro che testamenti per anziani. E se nelle stagioni precedenti, quando Jimmy e Kim stavano seduti al tavolo ad architettare potenziali truffe a quelli seduti vicino a loro, così per divertimento, a sto giro nella puntata 7, quando Jimmy architetta una truffa ai danni di quello, come lo chiama lui, stronzo, si nota sul suo volto tutta la rabbia che sta covando perché non gliele sta andando una giusta. In questa stagione, secondo me, poi il personaggio di Jimmy tocca il suo punto più basso, e immagino che abbiate capito tutti di che scena sto parlando, ovvero quando scredita la vecchietta Irene agli occhi delle amiche per un tornaconto personale. Non so voi, ma a me questo raggiro mi ha fatto provare una pena enorme per quella povera vecchietta. Dopo queste 3 stagioni continuo a provare sempre sentimenti contrastanti verso Jimmy. A volte penso, cavolo, è un mito. Altre volte invece penso, no, è proprio un uomo di merda. Ma del resto, come gli dice Chuck, te tratti male le persone. Lo hai sempre fatto e continuerai a farlo. E quello che provi ogni tanto è solo finto rimorso. E forse per questo che Jimmy mette su quella messa in scena per riaccreditare Irene agli occhi degli altri anziani? Per provare a se stesso che non è così una cattiva persona? Adesso ragazzi, prima di chiudere, permettetemi di dire 2 cose qua e là sull'ennesima bellissima fotografia che ci hanno regalato in questa stagione. Come nella prima puntata, quando assistiamo alla meravigliosa, l'ho già citata, ricerca della cimice da parte di Mike, realizzata in modo superbo sia come inquadrature che come scelta della musica. Come ho detto prima, poteva durare anche 2 ore, io me la sarei vista tutta. Nella seconda puntata poi la rivelazione del cartello Pollos Hermanos, con un push out, un allontanamento di camera che ci fa intuire, come del resto potevamo capire, dove ci troviamo. E permettetemi di citare sempre in questa seconda puntata questa meravigliosa inquadratura che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Cioè, sembra quasi di vedere un modellino. E poi le luci della città sullo sfondo che conferiscono una notevole profondità alla scena, nonostante questa inquadratura sia frontale, quindi tendenzialmente piatta. E poi poco più avanti la bellissima panoramica a 360 gradi all'interno de Los Pollos Hermanos, che sembra fatta quasi per permetterci di individuare Gus. Dove sei Gus, eh? Dove sei? Dai, gira, 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 eppure non c'è. Una cosa simile l'avevo vista in Mr. Robot, quando il protagonista, Elliot, ci chiedeva direttamente a noi di cercare qualcosa all'interno della stanza e la telecamera cominciava appunto a esaminare, a mostrarci l'intera stanza. Qui non c'è una richiesta precisa, però vedete, chissà dove arriveremo magari più avanti in futuro a giocare, i registi ci faranno giocare con la telecamera all'interno. Vabbè, lasciamo perdere, mi sto incasinando. E poco dopo, sempre all'interno dello Pollos Hermanos, quando si dice usare la composizione per rendere al meglio una scena, Jimmy è qui per sorvegliare un tizio e questa inquadratura restituisce perfettamente, secondo me, il suo atteggiamento, diciamo, da spia. Nella puntata 3, poi, tutte queste zoomate mentre Kim si sta preparando mi hanno ricordato moltissimo lo stile delle transizioni di Edgar Wright, il regista di film come L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz, La fine del mondo, eccetera, eccetera. Ultimissima cosa, ragazzi. Ma secondo voi ci sono riusciti alla prima come col lancio della pizza di Walt? Per cui, ragazzi, questo è tutto. Sostanzialmente a me Better Call Saul continua ad entusiasmare e potrei veramente guardarlo all'infinito. E a voi questa stagione è piaciuta? Come sempre, ragazzi, sentitevi liberi di lasciarmi un commento qua sotto
E a me non resta altro che ringraziarvi della visione, ringraziarvi di tutti i commenti, di tutti gli iscritti, di tutte le visualizzazioni, eccetera, eccetera. E vi do appuntamento al prossimo video, ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao a tutti!